È magnifico. Ecco che comincia. Perché non lo lasci parlare, Dave? Definisci magnifico. Non lo so. Non è qualcosa che riguardi il passato o il futuro. Non lo so, è difficile da spiegare. Forse è impossibile. Sì, morire così è divertente. Dave, Nelson ha ragione. C'è sicuramente qualcosa dopo la morte. Senza alcun dubbio. È stata un'esperienza strana. Era quasi erotica. Lui è morto e se lo scopano. No, senti, aspetta un momento, aspetta. Che vuol dire erotica? Non dovete farvi venire in mente delle immagini di sesso sfrenato, perché non era questo. A me non sarebbe venuto in mente in un milione di anni. Era qualcosa di familiare. Non so, qualcosa di vagamente femminile che mi guidava. Questa potrebbe essere la scoperta della nostra generazione, la conquista dell'ultima grande frontiera. All'inizio c'è stato il mare, poi l'America, poi il West, la Luna, il signor Leary, la droga, il viaggio nella mente, la signorina McLean, la nostra ex First Lady, il viaggio nel cosmo. Ma questo è nostro! Abbiamo avuto la disco music. Finalmente qualcosa che valga la pena. Quelli degli anni 60 la smetteranno di rompere le palle. Attenti a come parlate. Io ho scoperto qualcosa. Cercate di non dimenticarlo. Stasera io sono risuscitato. Non mi sorprende affatto. Ieri abbiamo avuto a cena Elvis Presley. Pagate quando volete, d'accordo? Joe, per tornare alla fine, hai avuto dei problemi? Non ricordo, ma non mi pare. Oh, però tu ricordi tutto il resto, giusto? Raccontate un mucchio di stronzate. Ma chi pensate di fregare? Sì, probabilmente è difficile crederci. Finché non ci provi. Allora, Dave, che ne dici? Sì, tanto sei ateo. Non hai niente da perdere. No, la prossima sarò io. Ehi, un momento, un momento. Nessuno sarà il prossimo. Cercate risposte. Qui non ci sono risposte. Io credo che voi abbiate visto quello che volevate vedere. Lasciate perdere. Sta diventando pericoloso. Ma chi diavolo sei? Ora non possiamo interrompere. Io farò 1:50. Due minuti. Hai appena detto che era troppo pericoloso. Ho cambiato idea. 2 minuti. 2:10. 2:20. Bene. Ha giudicato il miglior offerente. Ti stai divertendo, Nelson? Joe, c'era qualcosa di negativo nella tua esperienza? Qualsiasi cosa di negativo? No. Niente. Bene, bene. È magnifico. Ecco che comincia. Perché non lo lasci parlare, Dave? Definisci magnifico. Non lo so, non è qualcosa che riguardi il passato o il futuro. Non lo so, è difficile da spiegare. Forse è impossibile. Sì, morire così è divertente. Dave, Nelson ha ragione. C'è sicuramente qualcosa dopo la morte. Senza alcun dubbio. È stata un'esperienza strana. Era quasi erotica. Lui è morto e se lo scopano. No, senti, aspetta un momento, aspetta. Che vuol dire erotica? Non dovete farvi venire in mente delle immagini di sesso sfrenato, perché non era questo. A me non sarebbe venuto in mente neanche in un milione di anni. Era qualcosa di familiare, qualcosa di vagamente femminile che mi guidava. Questa potrebbe essere la scoperta della nostra generazione, la conquista dell'ultima grande frontiera. Altri hanno avuto il mare, poi l'America, poi il West, la Luna, e il signor Leary, la droga, il viaggio nella mente. La signorina McLean, la nostra ex First Lady, il viaggio nel cosmo. Ma questo è nostro. Abbiamo avuto la disco music. Finalmente qualcosa che valga la pena. Quelli degli anni 60 la smetteranno di rompere le palle. Attenti a come parlate. Ho scoperto qualcosa. Cercate di non dimenticarlo. Stasera io sono risuscitato. Non mi sorprende affatto. Ieri notte abbiamo avuto Elvis qui. Pagate quando volete, d'accordo? Joe, alla fine per tornare hai avuto dei problemi? Non ricordo, ma non mi pare. Oh, però tu ricordi tutto il resto, giusto?
Raccontate un mucchio di cazzate. Ma chi pensate di fregare? Sì, probabilmente è difficile crederci. Finché non ci provi. Allora, che ne dici? Sì, tanto sei ateo. Non hai niente da perdere. Il prossimo sarò io. Ehi, un momento, un momento. Nessuno sarà il prossimo. State cercando risposte? Qui non ci sono risposte. Io credo che voi abbiate visto quello che volevate vedere. Lasciate perdere, sta diventando pericoloso. Ma chi diavolo sei? Ora non possiamo interrompere, farò 1:50. Due minuti. Ma come? Hai detto che era troppo pericoloso. Ho cambiato idea. Due minuti. 2:10. 2:20. Bene. Ha giudicato il miglior offerente. Ti stai divertendo, Nelson? Joe, c'era qualcosa di negativo nella tua esperienza? Qualsiasi cosa di negativo? No. Niente.